Are you going to start? Faccio io un minuto. Okay. So let me just finish this. Tocca a me. Okay, so thank you very much. So of course we. Grazie a tutti signore e signori, abbiamo Jack Ma e Mario Calabrese e la Presidente del Consiglio. Grazie a tutti per essere qui e vi diamo appunto il benvenuto a Win Italy 2016, anno incredibilmente interessante. Vorrei presentarvi immediatamente appunto il nostro Ministro dell'Agricoltura, Sua Eccellenza Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che farà un piccolo discorso di benvenuto a tutti voi. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Qui c'è un telefonino. A lei. Grazie di questo appuntamento, un grande ringraziamento a Jack Ma e vi prego di applaudirlo forte perché è una straordinaria occasione quella che abbiamo qui oggi. Un grande ringraziamento al Presidente Renzi e ovviamente al Direttore Mario Calabresi. Noi abbiamo voluto qualificare, come sanno bene gli amici di Verona, questi 50 anni di Win Italy attorno alla grande sfida della digitale, la grande rivoluzione che stiamo già vivendo e che vivremo ancora di più nei prossimi anni. È una partita decisiva anche per produzioni di qualità straordinarie come quelle che oggi noi qui celebriamo, anzi, a maggior ragione, per produzioni di qualità uniche al mondo come quelle che noi abbiamo, a partire dal vino. La sfida digitale è la sfida dei prossimi anni. Io sono molto contento di quello che già abbiamo fatto con Alibaba. Voglio dire con orgoglio che siamo, come ricordavamo ieri, gli unici al mondo ad avere proprio con Alibaba un accordo di collaborazione che ci consente di proteggere le nostre produzioni di qualità nella piattaforma e nel grande progetto di Alibaba. Questo accordo ha già portato dei risultati incredibili a tutela dell'agroalimentare, del vero agroalimentare di qualità italiano. Noi sappiamo che però tutela e promozione vanno di pari passo, quindi accanto alla tutela che stiamo sviluppando abbiamo bisogno di un fortissimo ingaggio sulla promozione e l'occasione di oggi, quest'ora che abbiamo insieme, è l'occasione giusta per sancire ancora di più questo lavoro, per guardare ancora di più insieme alle sfide che abbiamo davanti e per fare davvero dell'Italia il paese leader al mondo nelle qualità a partire dall'agroalimentare. Penso che per quello che ci siamo detti, per quello che abbiamo fatto e soprattutto per quello che possiamo fare, noi con questo 50° di Win Italy abbiamo l'occasione davvero di svoltare. Quindi sono veramente grato a tutti voi per questa occasione, sono convinto che sarà un'ora formidabile e soprattutto sono certo che da domani inizieremo a lavorare insieme con ancora più intensità. Grazie. Direttore, a te la parola. Buongiorno a tutti, benvenuti i nostri ospiti. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio italiano, lo conoscete. Jack Ma, vi racconto brevemente, mi piacerebbe raccontarvi brevemente chi è, che cosa ha fatto, qual è la sua storia. Intanto Jack Ma è il fondatore di Alibaba, un gruppo di cui vi parlerà. È nato a Hangzhou in Cina e lui ha imparato l'inglese facendo visitare la sua città ai turisti, specialmente il lago che c'è nella città, il West Lake. E poi è diventato un insegnante di inglese. Il momento in cui la sua vita cambia è il 1994, quando fa un viaggio negli Stati Uniti come traduttore e lì scopre internet e ne scopre una particolarità. Capisce che internet può essere qualche cosa che aiuta le piccole imprese, i piccoli produttori, perché possono crescere se sono capaci però di mettersi in connessione con tutti gli altri. E questa diventa la sua fissazione. 5 anni dopo, con un gruppo d'amici a casa sua, nel suo appartamento, come le storie della Silicon Valley che partono dal garage di casa, qui nel suo appartamento, fonda Alibaba. Ma Jack Ma non è un uomo un imprenditore delle tecnologie, non ha mai scritto un codice, non ha mai fatto il programmatore e
è un, possiamo definirlo, un visionario. E in 16 anni la sua compagnia Alibaba è diventata la più grande compagnia al mondo di e-commerce e oggi ha puntato sulla Cina, è partito dalla Cina, ha aspirazioni globali. E Jack Ma ha fatto il viaggio fino a qui oggi per raccontarci quali sono i suoi piani di rapporto, di relazione, di sviluppo con l'Italia e quali sono i suoi piani col vino. È venuto qui per fare anche degli annunci importanti. Allora, per prima cosa io gli chiederei che cosa l'ha portato qui. Mr. Ma, Verona is a long way from... Verona è molto lontana dalla Cina, perché è qui oggi? Bene, mi piace tantissimo l'Italia, amo l'Italia e praticamente vengo qua quasi ogni anno, in modo particolare mia moglie viene praticamente ogni primavera a Milano per la moda, ovviamente, e io devo dire che davvero adoro lo stile di vita italiano, la qualità e la passione italiana, e sono 100% cinese, che ci crediate o no. Ebbene, quando io ero giovane, nella mia città natale, era la città peraltro visitata da Marco Polo, e lessi la storia della mia città, ci vollero 4 anni perché Marco Polo partisse dall'Italia e arrivasse nella mia città cinese. Quindi altri 4 anni e poi per ritornare in Italia, quindi per 8 anni Marco Polo viaggiò per andare e per tornare. Oggi in 8 secondi con internet possiamo andare e tornare appunto dalla Cina, e direi anche che ho un estremo rispetto per la amicizia, per i prodotti perfetti, perché i cinesi adorano i prodotti italiani. Ogni qualvolta che parliamo appunto dell'Italia abbiamo una grande passione per voi, e rispetto moltissimo Sua Eccellenza il Ministro, è la 5ª volta che lo incontro, e l'ultima volta appunto Matteo Renzi mi ha detto: Jack, vieni a aiutaci, ecco perché sono qui oggi. Allora, chiedo subito a Matteo Renzi, come si convince una piattaforma di queste dimensioni cinese a investire sull'Italia? Che cosa gli si racconta? Ma credo che non ci sia niente da raccontare, perché Jack conosce molto bene l'Italia e lo ha detto molto bene lui. Io non vi faccio la mia presentazione, anch'io sono un insegnante di inglese, però... We joke about my incredible English, we discussed before. E ho incontrato Jack e la sua straordinaria esperienza, credo un mese dopo, il nostro primo incontro è stato un mese dopo che ero a Palazzo Chigi, quindi un mese prima che abbiamo fatto il primo Vinitaly insieme a Maurizio in cui eravamo al governo. E semplicemente, direttore, il futuro di Alibaba e dell'Italia sono intimamente connessi. Cosa fa Jack? Jack ha capito che l'economia digitale può trasformare definitivamente la nostra economia, e lo fa raccontando una storia molto semplice ma molto chiara. In 8 secondi si fa quello per il quale Marco Polo ha impiegato 8 anni, ma gli ingredienti sono gli stessi: la qualità dell'esperienza italiana, la bellezza dei nostri prodotti, il senso di appartenenza che essi esprimono. Tutto questo sta insieme. Alibaba è la più grande piattaforma al mondo. L'Italia negli ultimi 20 anni ha perso troppe opportunità in questo settore. In questi ultimi 20 anni l'Italia è ripartita? Sì. Abbiamo tanti numeri. 2 anni fa siamo venuti qui con Maurizio, direttore, avevamo preso degli impegni. 2 anni fa eravamo a 4,9 miliardi di euro di vino esportato. Ci siamo dati l'obiettivo dei 7 miliardi e mezzo entro il 2020, dovevamo fare più 10%, oggi possiamo dire che nel 2015 l'aumento è stato del 10%, 5,4 miliardi di euro. Abbiamo detto che arriveremo a 7 miliardi e mezzo, e a 7 miliardi e mezzo arriveremo. Avevamo detto che l'agroalimentare sarebbe passato da 30 miliardi a 50 miliardi entro il 2020. Oggi siamo a 36,9 miliardi e possiamo farcela. Ma se noi non scommettiamo sull'innovazione, come ha fatto Jack, non abbiamo futuro. Noi abbiamo i prodotti più buoni del mondo. Jack, il nostro vino è meglio di quello francese. Tu non lo puoi dire. Io sì. Io non lo posso dire perché...
Quando l'ho detto a François Hollande, lui mi ha detto, sì, può darsi, però il mio è più caro. Game, set, match, François Hollande. Perché? Perché loro hanno saputo costruirci una storia come sistema paese, cosa che noi non abbiamo fatto. Qui c'è un sacco, Jack, di grandissimi imprenditori, se li guardi sono molto bravi, hanno delle storie fantastiche, delle storie familiari. Quando senti il loro vino ti inebriano i gusti e i colori del nostro paese, però è mancato una strategia comune come paese. Noi adesso ci siamo, il fatto che ci creda gente come Jack Ma, che ha creato Alibaba ed è oggi la realtà più importante nel settore dell'e-commerce, deve essere uno stimolo per voi al lavoro, perché il futuro è meglio del passato, però bisogna crederci. Io gli chiederei di raccontarci che cos'è Alibaba. Jack, can you talk to us about what exactly Alibaba is? Beh, grazie davvero al Premier. Sono molto d'accordo con lei. Nel corso degli ultimi 2 giorni ho fatto tutta una serie di prove sui vini italiani, anche a Portofino, nella zona hanno dei vini buonissimi, però diciamo ho preso 25 milioni di bottiglie che abbiamo venduto nel corso delle ultime settimane. Solo il 6% viene dall'Italia, il resto viene dalla Francia e da altri paesi. Quindi significa che voi avete un enorme potenziale, i vini italiani hanno un potenziale incredibile, ecco perché sono qui oggi. Ebbene, Alibaba, quando è stata creata nel mio appartamento 17 anni fa, insieme agli altri miei 18 compagni fondatori, siamo davvero partiti da un'attività piccolissima, quasi familiare, appunto amicale, e noi pensavamo che internet fosse davvero il modo migliore per riuscire ad espandersi. Nessuno credeva nel mio sogno, nessuno credeva che internet potesse essere così davvero forte. Sono passati e trascorsi 17 anni, oggi siamo davvero la piattaforma commerciale più grande al mondo. Abbiamo 400 milioni di acquirenti attivi ogni anno e ogni giorno più di 120 milioni di click sulla nostra piattaforma. Ebbene, noi pensiamo di riuscire anche a aiutare le piccole e medie imprese cinesi, e come possiamo aiutare gli italiani, i piccoli e grandi produttori in America Latina e altrove, in modo che possono vendere in Cina, perché di fatto ovviamente noi non solo vogliamo esportare ma anche importare. La Cina ha più di 300 milioni di appartenenti alla classe media che hanno bisogno di prodotti di qualità, hanno bisogno di servizi meravigliosi, e i prodotti italiani davvero sono così assolutamente meravigliosi che ogni volta non posso non acquistarli quando vengo qui. Quindi è assolutamente impossibile portare 1.400.000 cinesi in Italia. Allora andiamo con i prodotti italiani in Cina. Ecco perché io sono così entusiasta. Noi abbiamo gli acquirenti, ma abbiamo bisogno di prodotti buoni, e l'Italia è il luogo dove si producono questi prodotti. Quindi nei prossimi 20 anni Alibaba si focalizzerà su come aiutare le piccole e medie imprese e i consumatori a stimolare gli acquisti online. Grazie, ma io faccio i complimenti anche al traduttore che riesce a tradurre in contemporanea a questa velocità, gli facciamo, siamo un po' invidiosi. Sì, abbiamo fatto un corso insieme prima. Sì. Ha parlato prima del vino italiano e del vino francese, e il problema è che però il vino italiano nel mondo come quantità è il primo nel mondo, ma non come valore venduto. Che cosa dobbiamo imparare come sistema Italia per venderci come i francesi? Racconto del paese. Ah, ma tu ce l'hai con questa storia del racconto, Matteo. È fondamentale. Vi hanno detto per anni che il racconto non serviva a niente, che lo storytelling era stupido, che la narrazione di ciò che noi siamo era tempo perso. Vi hanno raccontato una barzelletta. È come se nella vostra azienda vi dicessero che il direttore commerciale non serve o che il direttore marketing è tempo perso. Se noi non ci raccontiamo insieme come sistema paese, non siamo credibili. Il vino deve andare insieme al turismo, ai prodotti di qualità, alla pasta di un certo tipo, alla qualità dell'esperienza e anche alla qualità della manifattura italiana. Siamo i paesi, siamo
sono i gufi che sabotano il la narrazione, lo storytelling. Se noi non raccontiamo the translation of goofy, I think it's not very easy. Eh? Come? Night owl. Sì, ma il problema è come gliela spiega adesso. Questo spetta Jack, al Presidente. Ne parliamo a parte, perché è una consueta discussione in Italia sulla politica, su cosa sono i gufi. Vabbè, scherzi a parte. Noi abbiamo una gigantesca opportunità, che è quello di raccontare insieme che l'Italia è il paese con il maggior dividendo possibile dalla globalizzazione. Siamo piccoli, sì, 60 milioni di abitanti, ma la globalizzazione non è un nemico, non è l'ostacolo. La globalizzazione chiede bellezza, la globalizzazione chiede qualità. Se noi smettiamo di considerare che la globalizzazione sia un problema, che le aziende che vanno all'estero sono dei potenziali traditori e che non è giusto fare un certo tipo di marketing, se noi non smettiamo di far questo, non abbiamo chance per il domani. Noi stiamo cercando, uno, di cambiare il racconto. E in questo senso Jack è fondamentale. Poi lui racconterà un paio di cose interessanti che sta per fare. Fate caso alla strategia di comunicazione di Alibaba. Fate caso a quello che vi darà sul 9 settembre e sull'11 novembre. Così ho fatto due anticipi, ho fatto due preview. Secondo punto, cosa ci manca rispetto ai francesi? Promozione internazionale non affidata a 1000 rivoli diversi, a 1000 canali diversi. Io alle 6 e mezzo sono in Parlamento. Sono alle 6 e mezzo in Parlamento perché per la sesta volta, noi non siamo democratici, votiamo solo 6 volte la riforma costituzionale e poi c'è il referendum. Votiamo una riforma costituzionale che attribuisce allo Stato centrale e non alle regioni la promozione turistica e del Made in Italy nel mondo. Non è possibile che si continui ad andare con i singoli uffici regionali che si fanno la singola campagna, ma cosa ne sanno in Cina o nel Midwest della singola regione? C'è bisogno di un sistema italiano. Perché vi hanno raccontato che la riforma costituzionale riguarda soltanto i senatori o il CNEL. Vero, riguarda anche questo. Ma dà finalmente allo Stato centrale questo potere, che è sacrosante. Terzo e ultimo punto. Secondo me, direttore, ci vuole anche un po' più. Poi bisogna fare molte cose. Caro Jack, noi abbiamo una burocrazia che va ridotta, dobbiamo semplificare. Stiamo facendo con Campo Libero, con il Ministro Martina, molte iniziative in questa direzione, però abbiamo anche molti problemi nostri interni e stiamo cercando di cambiarli. Ti ricordi quando ci siamo incontrati 2 anni fa, parlammo della riforma del mercato del lavoro, abbiamo parlato di tante questioni insieme nel corso dei nostri incontri, una volta anche in un garage, per sbaglio. Ma il punto però centrale è che occorre che l'Italia esca dal piagnisteo costante. Il mondo vuol bene all'Italia. Sapete qual è il popolo che parla peggio degli italiani? Noi. Noi ci raccontiamo che va sempre tutto male. È 20 anni che accendiamo i talk show, le televisioni e troviamo costantemente un racconto che va tutto male, come sono bravi all'estero. I francesi vanno all'estero e hanno la grande air. E comunque per loro va sempre bene. Comunque sono un paese che sta a vendersi molto meglio di noi. Negli Stati Uniti siamo avanti noi, sia come volumi, sia come valore, non valore medio a bottiglia, ma come valore assoluto. In Cina avete capito il numero, mi pare 55% contro 6%, se ho capito bene. È una percentuale inaccettabile. Smettiamola di piangerci addosso e guardate che il futuro sta dalla nostra parte. Però, e qui finisco, bisogna anche avere un pochino di voglia di mettersi in gioco. Noi per troppo tempo abbiamo pensato che l'e-commerce fosse roba da addetti ai lavori. I vostri figli già oggi stanno tranquillamente a comprarsi di tutto sulle piattaforme dell'e-commerce e nel giro di, lui fa un ragionamento dei prossimi 20 anni, io vi dico nei prossimi 5 anni la percentuale dell'e-commerce nelle vostre aziende cambierà in modo straordinario. Allora dovete essere pronti, preparati, mettersi in gioco. Ecco, se ci diamo una rinfrescata, l'Italia ha tutte le condizioni per superare la Francia, all'inizio sarà un problema. Perché la Francia ha un vantaggio ventennale. Però il nostro obiettivo non è andare meglio, il nostro obiettivo è fare meglio anche dei francesi. Quindi
cari cugini transalpini, avvisati, noi stiamo arrivando, a condizione però che ci mettiamo in gioco tutti e che si tolgano dei poteri alle regioni e si ridiano allo Stato centrale. Io gli chiederei che, qual è allora a questo punto, andiamo al dunque, quali sono i piani sull'Italia. What role does Italy play in your global plan? Bene, allora per prima cosa permettetemi di dire che sono assolutamente d'accordo con il Presidente del Consiglio, nel senso che in quanto proprio imprenditore non piango mai, faccio piangere i miei concorrenti. E poi ricordatevi tutti una cosa. Ecco, posso avere i diritti d'autore perché li userò nel corso della mia prossima riunione. Bene, come voi sapete tutti, ci sono praticamente 2 miliardi di persone che sono nate dopo gli anni 80 e quegli individui usano internet per fare qualsiasi cosa. E mio nonno mi disse una volta, indipendentemente da quelli che sono i tuoi prodotti, da quanto belli sono, hai bisogno di venderli bene, e noi pensiamo e siamo convinti che internet sia il mezzo migliore per vendere questi prodotti. Immaginatevi, un paio di settimane or sono, noi abbiamo venduto 100 Mercedes, 100 Maserati in 18 secondi. Potete crederci o non immaginarlo neanche, ma io mi ricordo 2 anni fa il primo ministro canadese è venuto da me e mi ha detto: Jack, mi puoi aiutare a vendere i nostri prodotti canadesi in Cina? Io ho detto: che cosa vuoi vendere? Loro hanno detto aragoste, e noi abbiamo vendute 96.000 aragoste in 5 ore, e a Vancouver di aragoste non ne avevano più, sono rimasti senza per 3 settimane. Ebbene, i giovani acquistano qualsiasi cosa, e a condizione che i prodotti e la qualità dei prodotti sia positiva. Gente come me amano un paese come l'Italia. Voi avete dei prodotti meravigliosi, e soprattutto le cose che ho visto in questi giorni sono delle cose che mi hanno toccato profondamente. Le vostre innovazioni mi ispirano, però usiamo internet, signore e signori, nel senso che ci sono naturalmente tutta una serie di cose che non sapete ancora, ma dovete imparare ad usare internet, e una volta imparato questo avrete successo. E vengo qui proprio per annunciarvi una cosa: la maggior parte di coloro che sono qui vendono vino. Bene, 7 anni or sono, noi abbiamo creato l'11-11, cioè l'11 novembre, cioè ogni singola persona che non è sposata o che non ha una fidanzata, una moglie che si occupa di lui, eccetera, va a fare la spesa su internet. E quindi l'anno scorso abbiamo venduto più di 14 miliardi di dollari di fatturato di prodotti vari in una giornata. Ebbene, quest'anno noi vogliamo creare la giornata del vino, il 9 settembre, 9 in Cina significa vino, quindi 999 vuol dire vino, vino, vino. Quindi noi inizieremo a vendere vino alle 9 del mattino, quindi daremo la possibilità di fare un brindisi dalle 9 del mattino alle 9 di sera, e è la prima volta che partecipiamo a Vinitaly in Italia. Vogliamo cambiare questo 6% al 60% se ci diamo abbastanza da fare, e se davvero proviamo, e finché non proviamo non ci sarà una speranza, ma c'è sempre la possibilità se uno cerca di fare le cose bene. E noi ad Alibaba siamo davvero la piattaforma che può essere usata sul telefonino più grande al mondo, e quindi usando proprio queste tecnologie che ci sono nei vostri telefonini su internet, avremo tutto a disposizione per potervi aiutare usare i vostri prodotti dal punto di vista anche logistico, e cercare di vendere e portare quanti più prodotti possibili in Cina. E io sono assolutamente orgoglioso e voglio essere personalmente l'ambasciatore dei prodotti italiani, perché voi avete la qualità, e Alibaba riesce a essere davvero la porta d'ingresso dei prodotti italiani in Cina. È quello che desidero. Tell us something about the Chinese consumers
Possiamo parlare un pochino dei consumatori cinesi, i gusti e le curiosità sui consumatori cinesi. Nel corso degli ultimi 30 anni la Cina è davvero migliorata moltissimo nella vendita, quindi nell'esportazione, con terribili problemi ambientali e ovviamente il cibo, l'aria, l'acqua, abbiamo molti problemi. Ecco perché noi pensiamo che abbia bisogno di ottimi prodotti la Cina. E allora io credo che i giovani cinesi attualmente adorano acquistare online, adorano riuscire a venire in Europa e altrove per acquistare ciò che loro hanno bisogno. Ecco perché a Francia, a Milano, a Roma ci sono tutta una serie di negozi meravigliosi con commessi cinesi. È proprio perché i cinesi vengono qui e loro adorano acquistare prodotti europei. I consumatori cinesi, come dicevo prima, ci sono 300 milioni di appartenenti alla classe media, anche con la crescita economica al 5-7%. Nel corso dei prossimi 10-15 anni avremo 500 milioni di consumatori appartenenti appunto alla media borghesia. Ebbene, vi posso dire che la maggior parte di queste persone acquista online, soprattutto i giovani che acquistano online. Quindi come possiamo aiutare i prodotti italiani a fare in modo di essere su internet ed essere venduti ai giovani? Vogliamo fare questo? Vi possiamo garantire che riceverete il vostro denaro e che davvero anche proteggerete i vostri diritti sulla proprietà intellettuale. Ed è tutto qui, io credo che il mondo sia cambiato e quindi non dovete aspettare che arrivino da voi i vostri clienti, dovrete essere voi a cercarli e a lavorare per loro. Nella distribuzione dei prodotti italiani nel mondo uno dei problemi è quello delle falsificazioni dei marchi. Io so che il Ministero dell'Agricoltura proprio con Alibaba ha fatto un grande progetto sulla... Come si fa? Perché noi abbiamo da proteggerci anche di questo, dal falso parmigiano, dal... Io credo che proprio grazie lo sforzo comune, che naturalmente va migliorato e monitorato ogni giorno, perché ogni giorno ci sono segnalazioni di cose che non vanno, qualche risultato lo stiamo ottenendo. Ancora dobbiamo lavorare di più. Se non vado errato, qualche settimana fa, qualche mese fa, abbiamo recuperato 5.000 quintali di falso parmigiano reggiano che faceva un turco, il noto parmigiano reggiano turco, no? Come è noto, e l'abbiamo segnalato e bloccato. Voi vi rendete conto che cosa significa 5.000 quintali di finto parmigiano reggiano. Quindi il tema dei falsi esiste. Numeri. L'Italia ha più o meno 90 miliardi di mercato potenziale di prodotti Italian Sounding, con il nome che suonano italiano. E però avete visto che il dato è molto più basso. L'export è soltanto 36,8 miliardi. Quindi noi abbiamo un margine di miglioramento che è spaziale. Bene l'iniziativa con Alibaba per combattere i falsi. Ci vuole, secondo me, più education a tutti i livelli. Noi dobbiamo essere fieri, orgogliosi di raccontare in modo diverso ciò che siamo. Io scherzavo prima con alcuni amici. Quando io andavo a scuola, io ho 41 anni, quando andavo a scuola 25 anni fa al liceo, fare lo chef, fare il cuoco, si diceva fare il cuoco, non fare lo chef, era roba tecnicamente parlando da sfigati. Oggi è una delle cose che va più di moda, mio figlio fa i gruppi di ascolto per vedere MasterChef. Perché? Perché c'è stato un racconto totalmente diverso e c'è stata un'educazione al cibo e al modo con il quale si produce cibo che secondo me va sottolineata. Allora, comunicazione, lotta al falso senza pietà e capacità anche in alcuni settori di tenere insieme. Le medie e piccole aziende devono essere capaci di digitalizzarsi il più rapidamente possibile, perché l'unico modo che hanno le piccole aziende per stare sulla competizione globale è esattamente il digitale. Sarebbe molto interessante fare una discussione su questo. Sai una cosa, Jack, che noi abbiamo perduto? Che l'Italia ha delle bellissime catene di grande distribuzione, organizzata dal punto di vista alimentare,
ma sono tutte italiane, cioè sono chiuse in Italia, mentre i francesi, da Carrefour a Auchan a tutte le altre, sono andati nel mondo. È evidente allora che per un piccolo l'unico modo per stare nel mondo è avere una parte digitale forte, è collegarsi in modo strutturale all'innovazione. I grandi devono essere capaci, secondo me, direttore, anche di fare un po' di non di salto di qualità, perché la qualità è strepitosa, ma di dimensione organizzativa più tosta, più solida. Noi abbiamo ancora molti margini di crescita. Se io dovessi dire il mercato che ancora è il più interessante per l'Italia, accanto alla Cina, e non soltanto alla Cina, con Alibaba, io direi che continuano ad essere gli americani. Cioè noi continuiamo a dire l'America, l'America, ma l'America ha ancora dei margini di miglioramento pazzeschi. Nel Midwest, tu ci sei stato tanti anni, hai lavorato tanti anni, noi abbiamo intere parti degli Stati Uniti che non sono ancora aggredite come potrebbero e dovrebbero essere dal nostro paese. Contemporaneamente credo che se riusciamo a tenere alta la qualità, migliorando un po' i prezzi, perché secondo me dobbiamo lavorare su questo, e contemporaneamente fare educazione e formazione, io credo che da qui al 2020 raggiungiamo i 7,5 tranquilli sul vino, credo anche i 50 miliardi sull'agroalimentare, è un'impresa complicata ma alla nostra portata, bisogna chiedere a livello internazionale una maggiore solidità. Io ad esempio continuo a non capire, ma non riusciamo a convincerli, perché l'Europa lotta contro il made in. Perché? Perché sanno perfettamente che se si afferma un certo principio di made in, nessuno è forte come l'Italia. Allora, il mio appello è: lottiamo contro i falsi? Sì. Facciamoci aiutare da quelli che sono esperti in questo settore, senza pietà, grazie al lavoro delle forze dell'ordine, le vedo qui e non soltanto qui, che lavorano in questa direzione, però poi mettiamoci anche in testa di fare una cosa molto semplice. Occorre avere un'organizzazione più efficace e più capillare, per i grandi sul territorio e sul terreno, per i piccoli soprattutto sul digitale. Yeah, let's talk about the counterfeit also. Can I mix? Posso fare un commento a questo proposito? Bene, proprio sulla contraffazione. Alibaba non ha pietà nei confronti dei contraffattori, anche se di fatto, come dire, sarebbero pronti di fare qualsiasi cosa contro di me, noi altrettanto, vale a dire, è una lotta contro davvero gli istinti umani peggiori, contro il latrocinio, perché se non si smette di combatterli saranno dappertutto. Quindi noi stiamo collaborando con il governo, con i detentori delle marche, e noi possiamo usare il nostro big data, cioè internet, per prenderli e arrestarli. Ne abbiamo arrestati più di 700 l'anno scorso di contraffattori, ma c'è una cosa che desidero anche affermare, è che io rispetto tantissimo non solo l'Italia ma anche gli italiani, gli imprenditori italiani, perché sono coraggiosi, hanno un sacco di coraggio, e io mi ricordo, ecco, pensiamo per esempio a Colombo, che ha avuto un grandissimo coraggio per andare a scoprire l'America. Quando io ho letto la sua storia, quando ho letto la storia dei grandi imprenditori italiani che sono andati dappertutto al mondo per vendere i loro prodotti, noi imprenditori, noi che ci occupiamo di business, non dobbiamo mai spaventarci del futuro, ma noi sappiamo che dobbiamo credere nei nostri prodotti, nel senso che dobbiamo vendere al meglio. Se non vendiamo al meglio i nostri prodotti, saranno i ladri che useranno i nostri nomi per vendere prodotti falsi. Ecco perché vengo tutti gli anni ad incoraggiare e a stimolare gli imprenditori, e se i ladri non hanno paura di usare internet, perché dovremmo avere paura noi? E la seconda cosa che desidero dire è questa, che i piccoli e medi imprenditori, ma indipendentemente dalle vostre dimensioni, centinaia di anni fa le vostre controparti erano ancora più piccoli. Marco Polo non aveva nulla per
però è riuscito per 8 anni, 4 all'andata e 4 al ritorno, a girare la Cina. Se non credete in questo, e di questo peraltro è ciò che io mi sono davvero convinto sia vero, allora certamente la nostra vita è difficile oggi, domani dovrebbe essere più difficile, ma se risolviamo i problemi, dopodomani sarà meravigliosa. La maggior parte di voi pensa solo al domani sera, se non lavorate sufficientemente duramente sparirete. Allora, questa è la nostra missione e la vostra missione. Usiamo internet proprio come tutti hanno usato l'elettricità come combustibile per la produzione. Usate internet per vendere ai giovani, usate internet perché è un modo meraviglioso a livello globale di vendere i vostri prodotti in tutto il mondo. Se non lo farete voi, lo farà qualcun altro. Direttore, una richiesta. Il 9 settembre lui fa questa roba wine, che a proposito di comunicazione, no? 9 settembre, wine, tutto strategia e comunicazione. Mi raccomando, non ci facciamo surclassare dai francesi, vi prego. Cioè, non abbiamo niente contro i francesi noi, al di là che il loro vino è meno buono, però vi chiedo cortesemente se riusciamo nell'arco dei prossimi anni a recuperare percentuali di mercato, non soltanto siamo contenti dal punto di vista interno, non soltanto creiamo posti di lavoro, ma insomma anche rimettiamo un po' le cose in ordine, perché avere 55% contro 6% a me resta qui, mi sta sul gozzo, come si dice in termini tecnici, giuridici. Quindi se da qui ai prossimi mesi riusciamo a investire, noi dobbiamo fare, Maurizio, non far finta di andare su internet a guardare, lui fa finta di comprare vino adesso, no? Lui sta facendo bene. Noi dobbiamo aiutarvi sulla deburocratizzazione. Noi dobbiamo andare avanti in questo senso. Ci serve fare la cosa di prima, di togliere un po' di roba alle regioni, ma non ve la ridico, l'ho già detto. Però contemporaneamente noi viviamo il domani con questo impeto e con questo stile, che tra l'altro credo che sia l'unico modo per poter essere in grado di surclassare e di sorpassare gli altri. Non so se vuoi fare delle domande su altro, ma no. You are not an economist, but what do you... Anche un economista ci può spiegare quella che è la situazione economica in Cina e il futuro in Cina. Beh, allora, per prima cosa devo dire, la gente si preoccupa di quelli che sono i risultati economici della Cina, ma io sono molto fiducioso a lungo termine, perché passa da un'economia guidata dall'energia al consumo. L'anno scorso, da parte nostra, abbiamo venduto praticamente, abbiamo avuto un fatturato di quasi 500 miliardi di dollari. I giovani adorano acquistare prodotti e io credo che la Cina stia un po' soffrendo dal passaggio tra la vecchia e questa nuova economia. La nuova economia cinese sarà guidata da consumo, servizi e alta tecnologia. E io sono convinto, e lo dico a tutti coloro che sono qui, che indipendentemente da quelle che sono le vostre preoccupazioni, fatelo, usate, collaudate le possibilità e le potenzialità di internet, di Alibaba e di qualsiasi altra piattaforma avete, cercate di vendere, cercate di comunicare con i vostri consumatori attraverso queste piattaforme. Io credo che il consumo a questo punto aumenterà molto e io, per esempio, dal punto di vista dei vini, vi voglio dire che c'è una crescita del fatturato del vino su internet ed è sconvolgente di quanto, ecco perché Presidente del Consiglio, io garantisco che quest'anno il 999, cioè il giorno del vino, sarà un giorno di estremo successo se collaboreremo insieme. Partiremo dall'Italia e poi magari andremo in Francia anche più tardi, insomma. E dobbiamo però partire da qui. Vabbè. Avete già incassato questo, direi possiamo andare tutti a casa. No, noi dobbiamo andare a lavorare, anche perché... Come sta andando sto Vin Italy? Bene, ha risposto Martina, bene, non vale, cioè... Va bene. A proposito, riecheggiando un discorso che è stato fatto qua ieri, siccome vedo i Quirinalisti ancora in prima fila, allora, quanto è importante per l'Italia tenere le frontiere aperte? Diamo un po' di soddisfazione anche ai giornalisti. Io credo che i giornalisti al Vin Italy possano trovare grandissima soddisfazione visitando gli stand e acquistando bottiglie dai produttori e non sentendo le risposte del Presidente del Consiglio.
Battute a parte, dico che le polemiche di ieri e le accuse nei confronti del Presidente della Repubblica sono, a mio giudizio, qualcosa di veramente meschino. Il Presidente della Repubblica rappresenta tutti gli italiani e cogliere ogni considerazione come un'occasione per fare polemica ci differenzia dagli altri. Vedete, ci sono negli altri paesi dei modi di relazionarsi alle istituzioni che sono magari anche di durissima critica politica. È corretto che ci sia critica politica. Qui c'è, come ovvio che sia, il sindaco, che è Flavio Tosi, che credo sia qua in prima fila, che è di un colore politico, c'è il presidente della regione, che è di un altro colore, comunque ha avuto esperienze insieme e poi si sono divisi, c'è il presidente del Consiglio, che è di un altro partito ancora. Poi però c'è il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio, il presidente della regione e il sindaco, che quando fanno i rappresentanti delle istituzioni rappresentano tutti e su tutti il presidente della Repubblica. Aver colto l'occasione di ieri per aprire una polemica con il presidente della Repubblica è l'ennesima dimostrazione di come sia meschina certa politica. Io credo che l'unica risposta sia nella realtà. La frase che ieri ha detto il presidente Mattarella è sacrosanta. Noi abbiamo bisogno, e le nostre aziende lo sanno, di valorizzare l'export, di tenere aperte le frontiere, di non avere paura del futuro e di essere capaci di guardare al domani con quello spirito che Jack ha espresso in modo fantastico. Dal mio punto di vista vi dico anche che a novembre faremo una missione ufficiale in Cina, sarà molto seria, molto corposa, noi andremo al G20, peraltro nel luogo natale di Jack, quindi in un luogo che lui conosce molto bene, il 4 e il 5 settembre ci sarà il G20, ma poi faremo una missione ufficiale come paese e sarà molto interessante che sia aperta a tutte le realtà dell'agroalimentare, soprattutto capaci di collaborare. Magari veniamo anche l'11 novembre, così vediamo in diretta il giorno degli acquisti e vediamo quanto riusciamo a portare a casa anche in Italia. Ma al di là di questo, io voglio dare questo ultimo messaggio agli italiani. Non si può far polemica su tutto. Non si può costantemente prendere l'occasione per lamentarsi. Chi lo vuol fare lo faccia. C'è una piccola Italia che urla e che contesta sempre. E c'è una grande Italia con diverse opinioni politiche che però ha un unico obiettivo, che questo paese torni ad essere grande e si rimetta in moto. Noi lavoriamo per questa Italia qui. Chi ha voglia di urlare stia a urlare, noi stiamo dalla parte di chi produce, di chi lavora e di chi ha rispetto delle istituzioni. Oggi e sempre. L'ultima domanda. My last question is for you. It's about... L'ultima domanda riguarda appunto il vino. Quando la Cina ha scoperto il vino europeo, il nostro vino, e qual è appunto il vino preferito italiano che i cinesi amano? È il bianco o è lo spumante? Beh, la Cina usa molto vino, soprattutto il vino ottenuto dal riso, ma nel corso degli ultimi anni, in modo particolare i giovani, hanno accettato davvero sempre di più i vini europei, i consumi aumentano vertiginosamente e quindi ci sono sempre più cinesi che acquistano i vini di importazione. Quindi io credo che il consumo di vino nel corso del prossimo decennio sarà davvero positivo e non si interromperà. E recentemente, proprio io credo proprio la settimana scorsa, i nostri responsabili politici hanno stabilito che il vino sarà una delle voci di importazione importanti. Ecco perché io credo che proprio questo 9 settembre alle 9 del mattino sarà davvero una giornata molto importante e io credo che fra 5 o 10 anni questa giornata sarà la giornata mondiale del vino, perché noi non stiamo cercando di vendere il vino solo in Cina ma anche nella Malesia, sud-est asiatico, Hong Kong, le Filippine, Singapore, è lì dove Alibaba è molto importante. Ebbene, noi pensiamo che i vini siano davvero uno dei prodotti più sicuri e interessanti, in modo particolare il vino italiano rappresenta lo stile di vita degli italiani e io credo che questo sia davvero un fattore di grande successo e io personalmente mi impegno a sostenere tutto questo. Io inviterei qui per concludere il ministro Martina e il presidente di Verona Fiere, Maurizio Danese. Che... Allora, grazie di cuore per questo momento molto importante per tutti noi. Siccome noi siamo già al lavoro per il 9 di settembre, adesso vi vogliamo insieme con una foto che in
quadri e sigilli questo avvio di collaborazione ancora più forte. Per cui grazie, perché penso che le informazioni che ci sono state date oggi in relazione a questa sfida, la sfida del digitale nel mondo, in relazione alle produzioni di qualità italiane, sia per noi cruciale, e quindi la scommessa è stata lanciata e noi la vogliamo vincere. Grazie.